Biff 2023 con Lorenzo Trane. Allora, quali sono i consigli per l'uso e le istruzioni che tu vuoi impartire nel tuo cortometraggio? Io non posso impartire nessuna istruzione perché non è che io sia proprio un sessuologo, però sicuramente attraverso il corto cerchiamo di ridere in 5 minuti sulla storia assurda di un ragazzo che giustamente studia delle tecniche per cercare di non sfigurare durante la sua prima volta. Da quale fonte di ispirazione nasce questa idea così bizzarra? Vorrei poter dire non la mia vita, però chiaramente ognuno di noi maschietti è passato, secondo me, durante la fase dell'ansia da prestazione, della necessità di dimostrare qualcosa, quindi sicuramente è qualcosa che ci accomuna e attraverso questo senso che crea un'empatia tra di noi ho cercato di raccontare. Da dove vieni? Roma. Prima volta in questo festival? Prima volta in questo festival, sì. Il tuo impatto con la Basilicata, con questa realtà? La cosa meravigliosa venendo da Roma è che appena siamo arrivati si è un po' fermato il mondo, perché noi siamo abituati a questa frenesia, corriamo, e invece qua mi hanno detto stai calmo, tranquillo, rilassati, riposa, e devo dire che questa è una cosa meravigliosa. Quanto tempo ci è voluto per realizzare quest'opera e cosa ti aspetti? Ci è voluto, in realtà il tempo di gestazione è lungo, nel senso che io l'ho scritto nel 2021, ho vinto un contest che si chiama Roma Creative Contest, attraverso il quale ho conosciuto i miei produttori, i Mage Hunters, che saluto e ringrazio, con la collaborazione di Rai Cinema, e dopodiché dopo un anno abbiamo girato, quindi fine 2022, adesso 2023 siamo qua. Insomma, mi aspetto che la gente possa sorridere, perché ci dimentichiamo troppo spesso di sorridere e di prendere la vita con la giusta leggerezza, e quindi vorrei che arrivasse questo. La prima realizzazione? No, è il terzo corto che realizzo. Prossima idea in mente? Prossima idea in mente, diverse, ma non mia regia. Però non ne posso parlare in questo momento.